Franco, non ti arrabbiare per quello che ti dico. Ma non è che hai un po' esagerato con Rossini? Sì, però ero stufo. Stufo del suo atteggiamento altezzoso, dei suoi amici, dei suoi studi, di tutto. D'accordo. Io non sono uno cattivo, tu lo sai. No, sì, sì, questo lo so. Però ci sei andato giù troppo pesante, secondo me. Meglio, meglio, così impara. Vedrai che quello che ha fatto a me non lo farà più a nessuno. Sai che ti dico? Buona fortuna. Sì. Che vuoi? Perché mi guardi così? Ti guardo perché è incredibile quello che hai fatto. Ti sei preso gioco di me e mi hai umiliata davanti ai miei amici. No, no. Io un po', che tipo no, di persona sei per fare una cosa così? Ascoltami un secondo. Il mio unico sbaglio è stato guardare una bella ragazza. Ma certo, tu non mi hai notato perché non ero nessuno. Mi hai ignorato come se avessi la lebbra. No, no, ti sbagli perché io non sono così. Come no? Ti credi superiore a tutto il mondo, come se ti sentissi a un livello più alto. Sei così. È vero, forse sono andato troppo in là con lo scherzo, ma ero arrabbiato. Tu saprai molto di letteratura o di chissà cosa, ma non sai niente né di me né di nessuno. E cosa dovrei sapere di gente senza morale come te? Posso sapere che succede? Massimo, perché non andiamo a prendere un caffè? Così dimentichiamo lo stress di questa giornata pesante. Stavamo quasi per perdere il cliente. Sì? E Florencia ci ha salvati. E Florencia ci ha salvati. Lo sto dicendo con grande affetto. Che succede? Ti sei già stancato dei miei baci? No, i tuoi baci sono molto belli, però il momento è passato. Perché dici questo? Perché ti comporti così? Perché ci ha visti Florencia? La verità? Sì. Sì, mi ha infastidito che ci abbia visti. Però non importa, lascia perdere. Sì, non importa, lascia perdere, è proprio così. Che sappia come stanno le cose. Sì. Sai cos'è che mi piace di te? Cosa? Tu sei una donna con le idee molto chiare, senza isterismi, che va al sodo. Che sa che un bacio è un bacio e niente di più. La tua libertà è quello che mi seduce. Vado a vedere se c'è Florencia perché voglio parlarle e dovrà ascoltare ogni singola parola. Florencia, 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 ti odio, miserabile Florencia! Bene, questi sono della maionese, quella che non si secca mai. In verità, fino all'anno scorso si seccava, ma hanno cambiato le galline da uova e quindi hanno ricominciato a produrla. Questi sono degli hamburger giganti, che detto tra noi sono davvero cattivi. Io credo che per metà non siano fatti di carne, però non importa. Questi sono dei telefoni cellulari, e poi questi qui sono del caffè. E questi altri sono dell'abbigliamento intimo, e sono molti, eh? Avrà da fare per un bel po'. Questi sono dei telefoni cellulari, e poi questi qui sono del caffè. Sono dispiaciuta, ma il lavoro si è accumulato, non c'era abbastanza personale per catalogarlo. Se ne andate tutti via, poi che mi dico, è andata via anche la mia carissima amica Lucia, e adesso non ho più nessuno con cui cambiare quattro chiacchiere. E poi benvenuto, era lei che mi riannava. Benvenuta nell'agenzia, signorina Florencia. Sembra impossibile, sono due ore che non dico la frase sto svenendo ed è tutto merito suo. Bene, la lascio lavorare tranquilla, eh? Ah, un'ultima cosa. Che manca la campagna dei costumi da bagno che si sciolgono nell'acqua. Quant'è simpatica lei. No, no, le volevo dire che per ora dovrà dividere l'ufficio con il signor Calderon della Oia, va bene, no? Scusami? No! Non va assolutamente bene. Non riesco a dividere neanche una caramella con lui. Piuttosto mi taglio i capelli a zero. Che succede? Non riesci a frenarti? Ma per favore, ma non vedi quanto sei goffo? Io goffo, goffo. Non dividerò neanche un neo con questa specie di energumeno. Neanche l'ascensore per il seminterrato. Il problema va risolto perché io non divido niente di niente. Che confusione, si sono mischiate le uova con l'in. Ascoltami un momento, Flora, vorrei parlarti di quello che hai visto in ufficio. Visto e considerato che è tutto sotto controllo, io me ne vado. Perché per creare ho bisogno di sentirmi fresca come la lattuga appena tagliata. Arrivederci. Florencia, ascoltami, per favore. Ah, Ivonetta, qual è l'uscita più vicina? Per di là. Grazie. Florencia, per favore, ascoltami. Florencia! Allora, vuoi spiegarmi cos'è successo? Non devo spiegarti un bel niente, licenziami! Non c'è bisogno che mi licenzi, me ne vado io. No, carino, qua no, c'è molto lavoro papà, da fare. Va bene, finisco la giornata e me ne vado. No, aspetta un momento. Ascolta, non so cosa hai fatto a mia figlia, ma giuro che quando lo scoprirò ti mostrerò di che pasta sono fatto. Capito? Rilassatevi ragazzi, la libertà richiede sacrificio e una forma di sacrificio è il martirio, sì, è chiaro? Sì, martirizzati tu se vuoi, io non voglio morire qui. Ehi, senti Martin, perché non chiami la tua amica la libertà e le dici di venirci ad aiutare? Siamo chiusi, aiutaci fuori!
La libertà, è arrivata la libertà. È arrivata la nostra Flor. Guarda. No, non sono né Flor né la libertà, sono Claudino, piccoli piccioncini tesorini. Cercate di sorridere, zio Claudino vi ha portato tante non cose buone. Non fare la sceneggiata, sappiamo che è tutto avvelenato, chi prende in giro? No, Robertina, che mancanza di fiducia. Non farei mai del male a un bambino indifeso. Guardate, delizioso, servitevi pure, ecco. Delizioso, sì. Io prendo questo. Sapete una cosa? Sono cambiato, sì. Qualcosa si è infiltrato dentro ai miei polmoni e mi ha fatto cambiare. Andiamo, ragazzi. Sul serio, davvero? Sono cambiato e ora sono una persona buona. E vi amo, capite? Io vi amo, pazzerelli. Scusate. Ora lo stupido è buono, a me sembra strano, no? Che sarà successo? Tesoro, questi sono gli effetti collaterali della bombetta puzzolente. Bombetta e fatine, direi, oppure chissà. Fatina della mare, miei spiritelli. Vi voglio raccontare una storiella, vi va? C'era una volta, tada! No, non vi preoccupate del tema dello spettacolo con Florenzia, perché io mi metterò d'accordo con lei e non ci sarà alcun problema. Però anche noi vogliamo collaborare, cerca di capire. Sì, anch'io, vi prego. Gonfiamo 1000 palloncini colorati con gas ecologico e liberiamo migliaia di colombe. Io ti chiedo un sole per i bambini. Ma che succede, Boniglia? Non hai ancora fatto a pezzi questi mostriciattoli? No, come potrei? Ma là, se sono così teneri... Sono più nobili di un puro sangue! No, non ci posso credere! Per l'amor del cielo, l'avete rovinato! Adesso per la mia causa inservibile! Ma non importa! Io, da sola, vi distruggerò! E lo farò senza pietà con le mie mani! Ragazzi, non mi sembra che la bombetta abbia fatto molto effetto sulla strega. Forse perché lei è molto più cattiva dello stupido. Bambini, penso che dovremo aumentare la dose, triplicarla o raddoppiarla. Sicuramente dovremo raddoppiarla, sì, bimbi sicuramente. Pulcini? Miei bimbi pulcini? Non capisco niente di quello che state dicendo, però contate su di me per qualsiasi necessità. Birbanti! Ok, allora contiamo su di te, sì, contiamo figurati. Su di te, ma non ci deludere, capito? È così bello aiutare l'infanzia che ha bisogno. I piccoli hanno mangiato prima per non sedere a tavola insieme a streghe. Mi hanno fatto bene. Secondo me perfino un bruco starebbe lontano da loro. Non deve essere andata molto bene in ufficio, no? Vuoi sapere la verità? Già. È stato fantastico, dico fantastico. E il cliente è rimasto felicissimo di me. Mi ha nominata direttrice a capo di tutta la campagna pubblicitaria, giuro. Ah sì? E allora diremmi perché quella bella faccina così triste? Sì, racconta a Greta perché sei così musona, Flor. Se non la smetti ti cancello la faccia a forza di marrovesci. Ma cosa volevi che facessi? Non lo so, Massimo mi ha voluto baciare. Che ti dispiace? Che? Lei avere baciato signor Conte? Sì, sembravano due lumacone bavose tutte... attorcigliate. E ti dico la verità, io non volevo, ma lui si è avvicinato a me in modo così deciso, mi ha presa tra le braccia all'improvviso. Cosa avrei dovuto fare? Quell'uomo ha un fascino a cui è impossibile resistere. Ma che ti abbracci pure padre. Quando vuole, ma che me ne importa? Mi sono stufata. Florenzia, aspetta, ferma. Vogliamo parlare sì o no? Se ti va, ci vediamo nel mio ufficio. Gretina? Ya? Metti tu i bimbi a letto, io vado a dormire. Florenzia! Lasciatemi stupidi! Non fare storia, Malala! Muoviti, strega! Partirò uno ad uno, potete giurarci! Dispiace più a me che a te, Malala, però dopo sarai più buona di un colli con la museruola. Attenzione! Che volete fare? Munizioni! No! Caricare! Mirare fuoco! No! Dove andate? No! Aprite! 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 Deve restare lì per molto tempo? Sì, deve respirarla anche aprite! Con la parrucca! Però non esageriamo da soli, miei! Non scordiamoci che le abbiamo dato la dose multipla! Beh, la mia umile opinione di medico è che potrebbe bastare così. Entriamo? Ragazzi, preparatevi all'abbordaggio! Bambini, andiamo a dormire. Trauma la mala avere indisposizione a stomaco. Sto male. Oh.
Rocío mi ha detto tutto, voglio parlare la con te. La prego, si eviti il sermone, me ne sto andando. Ho già fatto la borsa, non mi vedrà mai più, glielo giuro. In realtà volevo ringraziarti per la lezione che hai dato a Rocío. Come? Vedi, mia figlia non è una persona cattiva. Io non so in che momento né perché, ma è diventata molto prepotente e superba. E questo suo atteggiamento mi preoccupa da molto però, tempo. Vediamo se ho capito. Mi sta ringraziando per quello che ho fatto a Rocío. Sì, ma c'è di più. Sono qui anche per chiederti di restare con noi a lavorare qui. Sono convinto che hai fatto un grande favore a tutti, soprattutto a lei. Che mi rispondi? Resti?